nel segno del 3, come i gol realizzati e i punti aggiunti al proprio totalizzatore, nel segno anche e soprattutto di Nicola Lojodice, autore di 2 reti ed un assist. Il Cerignola fa il proprio dovere nel turno infrasettimanale della 29esima giornata di Serie D, batte 3-0 al Monterisi La Frattese, interrompe la serie positiva dei campani, 7 punti conquistati nelle precedenti 3 partite, colleziona il 7° risultato utile di fila e conferma la 4ª posizione in graduatoria, sempre a -2 dal team Altamura, a sua volta vittorioso in casa con il Pomigliano. Cerignola più forte delle assenze nella sest'ultima giornata della stagione regolare. I padroni di casa provano subito ad impadronirsi del match. Geniale palla prima del quarto d'ora di Russo per Longo, che scatta sul filo del fuorigioco ma si fa uccellare da Patella, bravo a non farsi aggirare dall'attaccante gialloblu. Non sfigura almeno nella prima frazione La Frattese, il diagonale di Arcello è insidioso ma al tempo stesso impreciso. Poi solo Cerignola e tanto Lojodice, che chiama alla deviazione in corner Patella, batte l'angolo su cui Moro non riesce ad incidere come avrebbe voluto con il destro e alla fine riesce a sbloccare il risultato con un destro a giro che sorprende così l'estremo difensore ospite. 1-0 Cerignola. Provano a reagire i campani, Odierna calcia la punizione, Bosco manca la chance del pareggio ben appostato sul secondo palo. Si fa male Moro prima dell'intervallo, al suo posto Grimaldi getta nella mischia Morra, Ofantini avanti di un gol a metà frazione. La ripresa si apre con una buona occasione per il raddoppio del Cerignola, il solito Lojodice neanche a dirlo inventa, il neo entrato Morra è in gom, non ne sanno approfittare. I gialloblu intorno all'ora di gioco però piazzano l'1-2 che manda definitivamente al tappeto La Frattese. Minuto 14, Sante Russo sforna un assist d'autore, Lojodice trova sul primo palo la zampata del 2-0. Minuto 19, il 46 del Cerignola questa volta indossa i panni del suggeritore, Morra completa l'opera con una conclusione di prima intenzione. 3-0, gara virtualmente terminata con una mezz'oretta di anticipo. I padroni di casa trovano la via del gol anche nell'ultimo quarto di partita con Longo, ma per l'assistente la sfera ha oltrepassato la linea bianca sul cross di Luca Russo. Poco male in ogni caso per il Cerignola, basta e avanza il 3-0 per restare in scia all'Altamura ed è il terzo gradino del podio. E mercoledì prossimo nel domicilio di Murgiani c'è proprio lo scontro diretto con i biancorossi di Ciro Ginestra, valido come recupero della 27esima giornata.